Santorelli, di nuovo da te in Sardegna, ti vedo con un ospite. Sì, noi siamo con Fabio Sassu della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco. Partiamo appunto dalle ultime notizie. Come è andata la notte? Buongiorno, dunque la notte è andata bene, abbiamo svolto circa 20 interventi per incendi di vegetazione e al momento sono tutti chiusi e non stiamo operando in questo momento, abbiamo chiuso tutti gli interventi. Ecco, lei mi diceva prima che oggi sono previste condizioni meteo più favorevoli rispetto a quelle dei giorni scorsi. Sì, il maestrale è in attenuazione e diciamo che sì, sarà variabile, quindi i fenomeni sono in attenuazione, avendo meno vento ci sono meno condizioni che predispongono per l'incendio. Anche l'allerta diramata dalla Direzione Generale della Protezione Civile dà, diciamo, un allerta arancione rispetto al rosso dei giorni scorsi. Dove si sono verificate le situazioni più difficili e quanto è stato complicato per voi intervenire quando invece il maestrale soffiava forte? Le situazioni più difficili sono state nel nord-est della Sardegna verso Posada e poi anche, diciamo, a sud della Sardegna intorno al litorale di Cagliari. Le operazioni col vento così forte, avevamo circa 80 km orari di maestrale, sono molto complicate perché l'incendio si propaga molto velocemente e anche i mezzi aerei hanno difficoltà perché l'elicottero, quando fa un lancio d'acqua, rallenta la sua velocità e con il forte vento è, diciamo, è un po' più instabile, quindi complica notevolmente tutte le operazioni di spegnimento. Ecco, sentiva da studio che stavamo parlando di incendi per la stragrande maggioranza dolosi, voi avete avuto riscontri in tal senso, avete trovato gli inneschi e se possibile fare una previsione per i prossimi giorni. Dunque, su questo, diciamo, la circostanza significativa secondo me è stata quella di aver avuto più inneschi in punti diversi, però so che ci sono delle indagini in corso, quindi, diciamo, preferisco, diciamo, non tenere riservate altri dati. Ecco. Okay. E sulle motivazioni? Sulle motivazioni possono essere le più varie, dal mitomane, dai dispetti o comunque, diciamo... Sono stati i geologi, avevano parlato invece di un disegno proprio della criminalità per interessi. No, su questo non saprei dirle. Non, diciamo, grazie, sicuramente Lorenzo. Motivi che non giustificano quello che sta capitando. Ringraziamo il nostro ospite, siamo l'ingegnere Fabio Sassu, linea a te, Alessio.